Il Pazzo Stefano ha presentato questa mattina il protocollo d'intesa firmato dal Comune di Taranto con il commissario straordinario per le bonifiche Alfio Pini ed il soggetto attuatore Antonio Strambaci. La riunione della cabina di regia nella caserma provinciale dei Vigili del Fuoco ha dato il via libera a 8 milioni e mezzo di euro per comunicare ai cittadini di Taranto che avranno inizio le bonifiche al quartiere Tamburi a partire dalle scuole del quartiere Tamburi che verranno bonificate per quanto riguarda il terreno e ristrutturate alla perfezione nel rispetto delle norme della tutela. Quindi è una tappa storica perché per la prima volta a Taranto partiamo con le bonifiche. Non ci fermeremo, è soltanto un inizio, però bisogna tranquillizzare i cittadini dicendo che ci sono persone che lavorano in silenzio e si vedono i prodotti. Gli interventi saranno mirati alla bonifica, alla riqualificazione funzionale, alla riqualificazione energetica degli edifici scolastici. Saranno risanate anche le parti all'aperto, rinnovati gli impianti e gli infissi. Al termine della riqualificazione energetica, le scuole saranno edifici a impatto zero. Gli interventi tecnici tendono soltanto alla riqualificazione impiantistica e adeguamento degli edifici. Questo dal punto di vista energetico per il contenimento dei consumi energetici e per fonti energetiche alternative. In particolare c'è un impianto di fotovoltaico per produzione di energia, c'è un impianto di riutilizzo di acqua piovana per sfruttare meglio le risorse naturali e c'è un intervento di isolamento termico per un risparmio energetico dal punto di vista di combustibile e di comfort ambientale. Eliminazione di barriere architettoniche e tutto un adeguamento impiantistico, idrico e fognario che oggi le scuole non hanno. Per le altre zone della città stiamo programmando degli adeguamenti che sono in funzione dei finanziamenti disponibili sia in bilancio sia per quelli che possiamo reperire alla Regione e allo Stato.